Frenci. Pensate, io ho seguito tutte le puntate di Wanna Dance e indovinate un po' chi tocca intervistarla? Ciao Francesca, che bello rincontrarti, come stai? Bene, e tu? Che bello rincontrare te, sei diventata alta al doppio di me quasi, guarda. Come stai? Bene, grazie. Anche tu quest'anno danzi in fiera, sei sempre molto legata al mondo della danza, come mai? Perché dopo aver presentato 5 edizioni di Wanna Dance sono molto riconoscibile con tutto il mondo della danza. Ho presentato un sacco di spettacoli sempre di danza, i saggi di fine anno, oltre a Wanna Dance. E questo è il mio terzo anno qui a Danza in Fiera e diciamo che è il più bello spettacolo che c'è a livello nazionale, secondo me, perché si trovano tutti gli stili di danza e poi tantissimi ragazzi con questa bellissima passione, anche piccoli, non so se avete visto lo spettacolo di prima, c'erano delle bambine di 2-3 anni. Quindi qui veramente è concentrato il cuore pulsante della danza. Noi ci siamo conosciuti al programma One Dance su Voig, che come hai detto prima è condotto per ben 5 edizioni. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Allora, è stata un'esperienza molto bella. All'inizio, nella prima edizione, ero un po' emozionata, un po' agitata, perché comunque era un programma difficile da condurre. Poi pian piano mi sono lasciata andare e ho iniziato anch'io a divertirmi insieme a voi, perché anche tu sei stata una concorrente e puoi confermare che è un programma davvero molto divertente. Si incontrano un sacco di altri ragazzi, di bambini con la passione della danza, quindi ci si diverte, la danza è salutare, fa bene. E poi, è divertente sì o no? Assolutamente sì. È divertente sia vederlo da casa che venire a partecipare. Tu sei modella, attrice di moltissimi spot, conduttrice e so che hai anche condotto MT Junior su Sky, ma so anche che prima di raggiungere questi traguardi hai fatto molti corsi di recitazione, doppiaggio, di canto e di ballo. Vuoi raccontarci qualcosa? Allora, io ho iniziato a partecipare a concorsi canori all'età di 6 anni, quindi davvero molto piccolina, perché la mia prima passione era il canto, la musica e il canto. Dopodiché però ho iniziato anche a ballare perché mi piaceva molto anche la danza, poi ho scoperto che mi piaceva anche recitare, quindi ho iniziato a studiare anche recitazione, poi mi piaceva anche doppiare, quindi ho iniziato anche il doppiaggio e poi ho detto ma perché non presentare, e quindi ho iniziato anche a presentare. Quindi diciamo che il mondo dello spettacolo mi piace a 360 gradi, è tutto veramente bello e soprattutto non mi voglio mai annoiare, perché credo che sia brutto quando inizi a non divertirti più facendo questo lavoro. È veramente brutto, perché tu comunque devi far divertire gli altri e devi far star bene gli altri. Quindi se tu per primo non stai bene e non fai una cosa che ti piace, non va bene. Quando è nata la tua passione per lo spettacolo? Allora, diciamo, quando c'erano i cartoni animati da piccolina, verso i 3-4 anni io mi mettevo sul divano in piedi, prendevo il telecomando, facevo finta che fosse il microfono, come questo, e iniziavo a far finta di cantare in playback le canzoni di Cristina D'Avena. Quindi diciamo che la mia passione per lo spettacolo è iniziata da subito. Se io ti dico Barbie, cosa mi rispondi? Ti rispondo 40, perché sono le Barbie che ho a casa, le ho collezionate in anni e anni di giochi. Ho la Barbie jeans, la Barbie della famiglia, ho tutte le Barbie possibili immaginabili, tutte quelle dei vari Natali con gli splendidi abiti, le ho tutte, quindi una grande passione anche quella. Che tipo di bambina, ragazzina eri? Allora, inaspettatamente ero un po' secchiona, nel senso che magari uno si aspetta che facendo parte del mondo dello spettacolo sia sempre stata un po' orientata al divertimento e al hobby. Invece a me piaceva tantissimo studiare, quindi ero secchiona, in più avevo tutti i miei hobby e ho sempre avuto anche tante amichette, sai, le feste di compleanno, quindi diciamo che ho avuto un'infanzia felice. Quali sono i tuoi progetti futuri? Bellissima domanda, io spero di continuare a fare tutte queste cose perché mi diverte molto e il mio lavoro mi piace davvero tanto. Spero di iniziare a lavorare un po' di più nel ramo della recitazione, quindi dopo aver fatto 100 vetrine, comunque avendo fatto anche un po' di teatro, spero di arrivare anche al cinema e iniziare a lavorare di più nel mondo del cinema e della fiction, ecco. Da Francesca Belussi, saluti a Baby Fashion Channel. Ciao!